Se siete come me, che durante i mesi invernali perde totalmente la cognizione di causa per quanto riguarda la moto, ci vuole un periodo di assestamento. Sono 5 mesi che non guido la moto. 5 mesi, no, magari 5 mesi, sono 5 anni che non la guido per varie vicissitudini. Ho ricominciato in questa stagione e quindi ci sono degli esercizi che facevo quando iniziavo la stagione per riallineare un attimo il cervello con la moto. Se volete, oggi li condivido con voi e vediamo se anche voi li fate, se anche voi li ritenete utili, se vi sembrano delle sciocchezze. Vediamo come va. Sigla! Qual è il primo di questi esercizi che faccio? Alzare lo sguardo, guardare a tutte le strade laterali o dare una graduatoria a quelli che sono i rischi che si vedono in giro, no? Chiamarli a voce proprio. Ad esempio, auto porta aperta, semaforo arancione, non so cosa sia, perché le prime volte faccio queste strade, c'è uno stop, bang. Sembra una scemenza, di fatto è una scemenza, è facile da fare, però aiuta a parlare al cervello, no? Aiuta a dire alcune cose che poi dopo devono diventare automatiche, no? E qui nessun pericolo, direi, siamo tranquilli, fondo auto quasi ferme. Non deve necessariamente essere un pericolo impellente, deve essere una lettura della strada. Auto velox lì a sinistra, questo anche è molto utile. Decidiamo se passare oppure no, non è il caso di passare, passiamo adesso, via. È ovvio che alcune cose sembrano sceme quando le dite, ma non vi preoccupate, l'esercizio è proprio quello, è nel dire cose anche, alcune volte anche banali. C'è una coda, anche qui capiamo quando è il momento migliore per entrare. Questo adesso, in realtà la verità è qual è il momento migliore per uscire. Ah, bene, benissimo direi. Adesso qui la decisione sarebbe tra fare il delinquente oppure rimanere in coda. Qui farò il bravo, spegniamo la camera e ci vediamo dopo. Qual è il secondo esercizio che faccio? Una premessa, io non ho mai guidato in pista, quindi non ho la più pallida idea di cosa significhi e di come si facciano le traiettorie. So sicuramente, avendo corso qualche volta sui go-kart, che la pista te la studi, quindi sai, te la imposti prima, sai quali sono le traiettorie, sai dov'è il punto di corda. Nella guida in strada la verità è che il punto di corda, soprattutto se fai le strade per la prima volta, non sai mai dov'è, ok? Perché non sai com'è la curva, no? Quindi l'esercizio è questo qui. Io ho visto che tendo, sbagliando, tendo appunto a guardare l'interno della curva, appunto se vogliamo un pochino a cercare il punto di corda. Invece no, c'è un altro punto che è il punto di fuga, invece, che è in sostanza, poi magari vedo se riesco a mettervi un disegnino, ma in sostanza è l'incrocio tra le due linee laterali della strada. Il punto di fuga corre, quindi se lo vedete che si muove vuol dire che la curva è aperta e voi potete tenere il gas. Se il punto di fuga, come in questo caso, è fermo, vedete che inizia a muoversi adesso. Ah, ok, perfetto. Allora il segreto sta nel seguirlo come se fosse un coniglio bianco, prendere come riferimento quel punto e lo segui. Se lui rallenta, molli il gas o freni se è il caso, sempre col freno posteriore, ti dà la possibilità di leggere la curva nel mentre che avviene. È quello che a me personalmente richiede più tempo, perché so socco, come si dice in Veneto, perché sono un po' duro di comprendonio. Il terzo esercizio da fare è di fare tutta la strada senza usare il freno. Significa, adesso proviamo, finora ho usato il freno, adesso guardate, io tendo a tenere due mani sulla leva, le tolgo, tengo solo il gas. L'idea è di fare tutta la strada senza usare il freno, semplicemente arriviamo in curva, ok, via. Vuol dire non accelerare troppo nel dritto e vuol dire capire qual è la velocità d'ingresso in curva, che poi è la cosa più importante, perché è la nostra misura, no? È quanto noi ci sentiamo confidenti, quanto noi abbiamo letto bene la strada, quanto ci sentiamo di affrontare la curva anche in sicurezza. Ci dà la possibilità, mano a mano, in modo graduale, di trovare la nostra misura. E usando questa tecnica inizio piano piano anche a impostare meglio le traiettorie, inizio a impostare meglio i pesi del corpo. Adesso andiamo su, sempre,
Quindi inizio a spostare il corpo sulla moto, qui c'è un tornantino, l'abbiamo fatto, lo facciamo senza anche questo, senza freno, via, ok? Quindi sempre guardando il punto di fuga, se vedete che il punto di fuga sta fermo, tenete il gas chiuso. Nei dritti è inutile correre troppo, io adesso sto andando a 60, a 70 e via. Quando arriva la curva, se volete, lì accelerate, ok? Quindi riepiloghiamo, tre esercizi, il primo dire ad alta voce quelli che sono i pericoli che si vedono, guardare in fondo e allenare in questo modo il cervello a riconoscere le situazioni, a riconoscere l'ambiente. Il secondo esercizio, guardare il punto di fuga, che è quello che ci permette di reggere le strade. E il terzo è proprio di guidare senza freno. Avete capito? Significa darsi il tempo di trovare la propria misura. Va bene, con questo è tutto, io adesso mi faccio un giretto. Se vi è piaciuto, se ritenete che è stato utile, se pensate che abbia detto scemenze, scrivetelo qua sotto. E nel frattempo, alla prossima, ciao!